del centro antico della città. Qui, a differenza della precedente, vediamo però il piano di calpestio, che lì appunto non si vedeva. Vediamo perfettamente rigraffiati con i corsi, a destra, scendevano da questa zona, controllavano poi la quaglia dai periodi, insomma, poi si vedono un po' le linee dei diversi, esatto, dell'acqua e poi insomma si fa la prima di manutenzione. Ma una domanda banale, questa è acqua potabilissima? Sì, questa è acqua potabile. In effetti in questo caso ovviamente il sistema che convogliava le acque piovane non c'è più. In questo caso è l'ABC che, grazie appunto alla sua sponsorizzazione, ci ha permesso di riempire queste cisterne e far sì che si notasse in effetti come dovevano essere in origine. Però ovviamente... Infatti la pulizia dell'acqua è notevole, cioè si nota proprio... Sì, è pulita assolutamente. C'è poi un ricircolo, dopo ve la mostro accesa, ora ho spento praticamente proprio perché era difficile. Che temperatura sarà? Allora, la temperatura oscilla nelle cavità tra i 18 e i 16 gradi. In questo momento è 18 gradi, d'inverno è 16 gradi costante. Allora, questa cisterna sarà una cisterna molto importante perché è il palazzo che si trova uno dei palazzi più importanti di questa zona, che è il palazzo dove ha vissuto per un periodo che si conosce Gaetano Salamieri, il principe appunto di Arezzo, suo padre, aveva acquistato questa dimora che sembrava anche un superiore, e questa cisterna serviva d'acqua per il palazzo. Delle cisterne e soprattutto quando era necessaria poi la manutenzione delle cisterne, come se ne accorgevano i pozzari che era necessario? Attraverso un metodo infallibile ancora oggi, che è quello delle anguille. Queste cisterne erano riempite di anguille. E le anguille vivono solo dove l'acqua è pulitissima, sì. Quindi quando le ritrovavano morte, era un test e quindi di conseguenza c'era bisogno di fare un po' di manutenzione di queste cisterne. Venivano quindi rotti quei tappi come quello che vi ho mostrato sopra in tufo, veniva fatta defluire l'acqua, ripulita la cisterna e di conseguenza successivamente fatta riempire. Talvolta in effetti erano gli stessi pozzari che, quando non venivano pagati, intorbidivano l'acqua. Facevano i monacelli. Sì, intorbidivano l'acqua, quindi scendevano, smuovevano un po' il terriccio sottostante, il fondo, e di conseguenza rendevano l'acqua sporca, proprio perché ovviamente li avrebbero dovuti chiamare e pagare. Talvolta facevano anche altro, erano soliti anche buttare carcasse di animali morti all'interno dell'acqua. Per un po' si è pensato che questa cosa, appunto questo gesto, potesse in qualche modo aver contribuito alla diffusione della peste del colera. In realtà non era così. Veniva diffuso sì anche attraverso l'acqua, ma non nelle cisterne. Non solo, a volte anche quando la linea erano già le due linee, una delle acque sporche e una delle acque pulite. Il tufo fa filtrare l'acqua. Quando capitava che la linea delle acque sporche, quindi immaginate delle fogne, si trovasse al di sopra di quelle delle acque pulite, dell'acqua potabile, le percolazioni poi all'interno appunto nel tufo inquinavano ecco, le acque pulite, e di conseguenza questo si facilitava la diffusione del colera e della peste, anche ma soprattutto del colera. E questa cosa poi portò anche nel 1887 alla sostituzione, alla chiusura totale degli acquedotti, perché dopo l'acquedotto appunto romano Augusteo c'è stato l'acquedotto seicentesco, ma dopo quello è stato poi l'ultimo in realtà, perché poi è stato sostituito nel 1887 dall'acquedotto intubato, che appunto era fatto con quelle tubature di ghisa e ottone che ancora oggi in effetti ritroviamo. E che hanno acquedotto c'era la fontana a Piazza Plebiscito. Sì. Che non c'è più. No, non c'è più, non l'ho mai vista infatti, forse in qualche foto sì. Ma non è storica, recente, insomma, è antica.